Quello che avevamo fatto con voi l'altra volta era prima questo. 1, 2, 3. Io sono Ali Namazi e vengo dall'Iran. Io vengo in realtà da un piccolo paese negli alti piani iranici, alla montagna, alla pendice di Monte di Alborz. E io, cioè, a 16 anni ho lasciato la mia città e sono andato nel capitale che sognavo. E da lì ho cominciato a pensare, dopo un po' ho pensato che io devo trovare un posto che posso esprimere me stesso e posso sognare. Primo città italiano che ho visto era Venezia. Io quando sono sceso dal treno a Venezia ho cominciato a camminare, mi sembrava che, cioè, era più, ancora più sognante del sogno. E il tango, come ha cominciata la tua passione per il tango? Io studiavo all'Accademia di Belle Arti e poi conoscevo dei gruppi, dei ragazzi, dei musicisti, tra cui erano tanti argentini. Tra tutti gli strumenti c'era un uomo, un signore anziano, 75 anni aveva, suonava questo bandoneon. Questo bandoneon, cioè, aveva un suono struggente, era bellissimo. Loro conoscevano una ragazza che era una ballerina di tango, che in quell'epoca erano in tutta Roma, erano 5-6 persone che ballavano il tango. Io, conoscendo questo, quando andavo a vedere ballare una musica che era di Piazzolla, si chiamava Regresso all'amor, io ogni volta che ascoltavo mi sembrava che uscivo da me. E da lì ho cominciato a interessarmi. Poi quella ragazza che ballava il tango è diventata mia compagna e insieme abbiamo cominciato ad andare in giro a trovare qualcuno che sapeva ballare. In realtà in Italia non c'era nessuno. Che cosa è che ti ha fatto innamorare del tango? La profonda comunicazione costante che c'è con la persona con cui balli e la costante improvvisazione. Per me quella musica malinconica che è il tango è una musica che si può definirlo una voce di tutti i migranti. Quando i migranti lasciavano ognuno da un paese suo, da un'abitudine, religioni, cibi diversi, arrivavano in un mondo nuovo, non avevano nulla di sicuro, avevano nostalgia, avevano malinconia, avevano anche insicurezza. Per cui il tango, si può dire, anche era una cura. Perché, per esempio, io vengo da un mondo islamico, che il dialogo corporeo è un dialogo quasi inesistente. Come andare a unire in attesa di nuovo passo, quello che mi dicevi di emigrazione, no? Sì. Il tango è il ballo nato dalla influenza di tante culture, per cui ha in sé contaminazione. Io trovavo tantissime similitudini con la nostra cultura, perché per esempio nei Sufi, la danza dei Sufi, loro cominciano ad avere una mano verso il cielo, uno verso la terra e cominciano a girare. Mi dava l'idea che la stessa cosa crea nella danza, nel tango. Mi sono confrontata ovviamente almeno con la cultura argentina e con quella iraniana, visto che Ali è iraniano. Mi colpisce sempre molto il modo di insegnare che Ali, che è raccontare il tango a volte come se fosse una fiaba che gli viene dalla sua cultura. Come reagiscono
fanno gli allievi quando scoprono magari che tu non sei argentino e che non sei nemmeno italiano, che sei iraniano? Non lo so, questa chiedi a loro. Ali è una persona che ti aiuta ad amare il tango. Più che altro ho imparato a capire perché il tango possa essere stato un aiuto a tutte le persone che magari hanno lasciato il proprio paese, sono andate in un posto lontano, perché ti aiuta a conoscere gente, a stare in mezzo alla gente e a parlare con le persone attraverso il linguaggio del corpo. Prendere e dare, per cui è migrante ancora il tango, nel suo andata e ritorno, un continuo viaggio di andata e ritorno.